C'è un momento durante ogni lungo viaggio alla guida in cui la mente va un po' fuori strada, come se il riflesso delle linee stradali ti ipnotizzasse in un certo senso, come se fosse normale parlare con le nuvole, o dare un nome al centesimo albero che vedi in questo deserto infinito. Era ufficialmente in quel momento, e lo era anche yo. Mancavano solo 40 miglia a Los Hoyos, la mia nuova vita. Alla mia amica. Quando Savi mi aveva chiamato la settimana prima, era stato come un regalo, la mia vita era un punto morto e lei lo sapeva. Anche lei aveva vissuto così, un tempo, perdendo lavori per colpa della IA di Capra, facendo decine di lavoretti e faticando ad arrivare a fine mese, abituandosi fin troppo alla tristezza. Quindi, quando mi aveva offerto di vivere di nuovo insieme, questa volta a casa sua e nella grande città, non pensai più a quello che era successo tra di noi, o a quello che ci eravamo dette durante i nostri litigi. Contava solo la strada davanti a me, la strada e le cariche della batteria che mi erano costate 30 coin. Niente di meglio che iniziare una nuova vita al verde. No problem, va tutto benissimo, sei un autista, guida. Se fossi riuscito a trovare un pax da quelle parti, sarei stata più tranquilla. Avrei potuto persino permettermi un cocktail di lusso per brindare con Savi, come i vecchi tempi. Avviai Neo Cab. Ed eccoci qui. Ciao a tutti, bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Neo Cab, un gioco che esce il 3 di ottobre ed è un gioco completamente in italiano. Neo Cab, appunto, Cab è la sigla americana per i taxi. Siamo in un mondo utopico o distopico, dipende un po' come la vedete voi, dove tutto è automatizzato e noi siamo al momento gli unici piloti, diciamo autisti più che piloti, umani rimasti, perché è tutto elettronico, tutto automatizzato. E noi invece continuiamo a guidare. Avremo l'applicazione appunto Neo Cab che ci consentirà di prendere le corse, diciamo, dei nostri clienti e ricevere delle valutazioni e dovremo parlare con loro. Avviamo il turno. Allora, valutazione conducente, abbiamo 4 stelle.9, quindi un'ottima recensione, vedete tutte le recensioni vecchie lasciate. Abbiamo il diario. Ok, quello che ci lasciano scritto, ok, va bene, molto interessante. Richiesta di prelievo, Capra Cash, vediamo un po', vediamo quello che abbiamo fatto. Salario lavoratore autonomo, perfetto. Richiesta di prelievo, io adesso non voglio spoilerare parte della storia, però in pratica noi non abbiamo un soldo, la nostra amica pare, poi da quello che dice il diciamo il prologo del gioco, è scomparsa e quindi noi dobbiamo andare a prenderci i nostri primi lavori. Andiamo da questo cliente qui, Liam Baird, più veloce della luce di un flash flaner. Va bene, inizia. E consumiamo della batteria per raggiungere questo posto. Per un attimo pensai che Liam avesse posizionato il suo indicatore nel punto sbagliato. Non mi sembrava un punto d'incontro comodo per nessuno. Sulle prime riuscii a malapena a scorgerlo. Vedevo solo deserto e crepuscolo. Poi lo individuai, una figura solitaria che trascinava quello che sembrava un enorme bagaglio o un piccolo elefante. Fece entrare prima le valigie e poi si schiacciò all'interno come se fosse l'assistente. Ok. Eccolo qua, lo vediamo qui. Hey! Ciao. Ciao, cosa per Liam? E dobbiamo scegliere quello da dire. Non parla. Sei Liam, giusto? Sì, certo. Percepivo la sua agitazione. Farsi strada dal sedile posteriore non posso farne meno. Sono una spugna per queste cose. No, in realtà non sembrerebbe lui. E noi saremo spesso messi in questa condizione di decidere se optare per guadagnare oppure no. Oppure agire in modo diverso, insomma. Pensavo a passare tutto il giorno nel deserto a fotografare le stelle e il profilo della città. Ok, ha una fotocamera, è plausibile. Pensavo di aver perso la scheda di memoria con la bastarda delle più piccole di un chicco di riso. Va bene. Perché le fanno sempre più piccole? Accidenti, ho il cuore a mille.
Aveva un accento morbido e musicale, ma non riuscivo a collocarlo, decisamente non la California del Sud. Comunque, ciao, Lina, giusto? Così dice l'app. Sì, proprio io. Ok, ci hai conosciuto, quindi fantastico per essere venuta a prendermi fin qua a Desertopoli. Nessun problema, facciamolo più colloquiale, questo qui non mi sembra uno molto ingessato. Andiamo comunque da queste parti, in più Neocab va dove Capra non osa. Capra sarà il sistema automatizzato, ipotizzo. Di dove sei? Cactus Flats. Non la conosco, in vacanza nella grande città. È più una vacanza permanente. In questo momento tutti i miei averi sono in questa macchina. Mi sto trasferendo. Ti trasferisci? Roba grossa, come ti senti? Io non lo so, credo di essere contenta. Contenta? Gli stiamo parlando un po' troppo dei fatti nostri. Dobbiamo essere un po' più. Non siamo mai stati allo Soyuz. Ma smetti, la tua prima volta. Tu non t'allargà, però. È una follia. No, cioè, sì, trasferirsi in un posto che non hai mai visto. Ma accidenti, è anche molto fico. Niente paura, per me è lo stesso, anche se sono solo di passaggio. Per lavoro? Più o meno, sono un fotografo, o almeno ci provo, ma è un po' come me. Ho preso un anno di pausa dal mio vero lavoro per vedere cosa succede. E beato te. Un anno a fare foto in giro per il mondo. Il sogno, chi era questo tipo? Chi era questo tipo? Era ricoperto di polvere, l'avevo raccolto a bordo strada e stava vivendo il suo sogno. Pensai a Savi, era il tipo di persona che mi sarebbe piaciuto. Un compagno di spirito libero con cui poter uscire giusto il tempo di un'estate per poi ritrovarsi in metà delle sue foto. Ok. Le era sempre piaciuto fare la musa. E che mi dici di te? Come mai lo? Mi sto trasferendo dalla mia migliore amica. In realtà non la vedo da secoli, eravamo davvero intime, poi di colpo ci siamo allontanate. Perché me l'avevo lasciato sfuggire? Dimentico sempre quanto sia facile lasciarsi scappare i propri segreti con un unico contatto visivo con una strada di fronte a te. Vabbè, di certo ho viaggiato molto, Regno Unito, Francia, Canada e ora qui, beato te. Entravo e uscivo da vari giri di amicizie e mantenevo la maggior parte delle relazioni online. Sì, esattamente. E perché ora? Cosa ti ha fatto fare il salto? Me l'ha chiesto lei. Ok. Mi è sempre bastato, le è sempre bastato chiedere. Mi sono resa conto che la mia vita non è tanto bella senza di lei. Mi piace, qualche volta è l'unica cosa che ha senso, vero? Esattamente, per noi sarà un nuovo inizio, lo spero. Penso che la fotografia sia una specie di mio nuovo inizio. Stasera, mentre prendi le chiavi del tuo pa nuovo appartamento, probabilmente sarò là fuori a scattare la foto della Capra Tower. Sarà la Capra Tower, che schifo. Sarà quella che gestisce tutte le automazioni della città, ipotizzo. Intendo, spero ti faccia delle foto. Allora, il tuo stato emotivo influisce sull'opzione a tua disposizione. Ero rossa di rabbia, solo sentire quel nome mi rendeva furiosa. Ok, ipotizzo che magari la Capra Tower, questo sistema di automazione, ha portato via tanto lavoro. Quindi direi più un futuro distopico, più che utopico. Ho insultato l'edificio e lui mi dice: è solo un bel edificio. Sì, ti puoi permettere edifici del genere se hai il monopolio. No, certo, ho sentito dire che è davvero imponente. Strinsi le mani intorno al volante, non aveva niente di buono da dire. Non avevo niente di buono da dire su capo. No, non lo posso dire. Sì, tipo, ci siamo portati su questo stato emotivo che non ci permette di dire quelle frasi lì. La giusta ricompensa per chi vende la dignità umana, giusto? Si spostò sul sedile e cercò di sorridere, ma era rigido e di disagio. Capra, quel nome era troppo ingombrante per me, il mio primo ingaggio come autista, il mio solo flusso di entrate. Prima che rimpiazzassero meglio, avevo ragione, con automacchine, capsule senza anima, di vetro plastica, ma non serve un'assicurazione sanitaria. Vabbè, mi irrigidivo quando vedevo il loro marchio, che era ovunque, quasi ogni macchina era loro. Strisciavano lungo le nostre strade ricoperte di sensori e raccoglievano dati su qualunque cosa, su chiunque. Era bastato che Liam facesse quel nome perché il cuore mi rimbombasse nelle orecchie. Ok, non sei una fan, non dobbiamo per forza approfondire. Va bene, allora sta zitto e fatti portare a destinazione. L'energia all'interno dell'auto era completamente cambiata, si era fatto improvvisamente cupo freddo. Non a caso tutti dicono che parlare di una politica con un Pax è il modo più veloce per mettere a rischio la propria valutazione. Ok, no, dobbiamo fare attenzione perché dobbiamo pensare alla valutazione. 4.9 non era decisamente il caso. Certamente, hai ragione, non volevo essere così sarcastica. Cosa mi era preso?
E adesso stiamo viaggiando. Poi posso capire che questo non è un gioco proprio che si mostri da l'ideale per un gameplay, perché alla fine è una novel, alla fine. Ci si vive una storia, si fanno delle scelte guidando un taxi. Quindi si vanno a conoscere personalità diverse e si vanno a fare delle scelte nelle risposte. No, gli dico che sono solo stanca. Traslocare fa schifo. Va tutto bene, solo non mi va di parlarne. Capisco che l'ho si porti appresso un bel fardello. Davvero, fidati, non sono qui per accoglierlo. Sono solo un turista. Scusa ancora, comunque. Dai, che magari ci salviamo la valutazione. Senti, se avessi voluto una corsa, ok, avrebbe chiamato Capra e tu sei molto più divertente. Ok. Ah, lo è Los Hoyos, va bene, sì, come LA. Va bene, vedete tutte le auto elettriche. Le luci della città si riversavano sul parabrezza mentre superavamo i confini. È bello immersivo, sebbene graficamente la parte 3D sia un po' così, il resto dei disegni sono fatti veramente bene. Penso a Savi, perché pensiamo a Savi. Io devo fare il cambiamento ed ero pronta. Dai. Eccomi, Savi, è vero, ce l'ho fatta. Bene. Accostai alla destinazione di Liam, un hotel sobrio, carino, ma aveva un che di artistico, molto appropriato. Lo sai che andrà tutto alla grande, vero? Stai facendo una cosa davvero importante e credo che alla fine ne varrà la pena. Grazie. Grazie. Molto grazie. E scusami ancora se sono stata così irascibile poco fa, sono in una città di Capra e tutto qui. Ehi, non è nulla, ho già avuto la mia buona dose di discussione con autisti di taxi. Davvero? Sì, con idee molto peggiori. E senti, so che hai già un'amica qui, ma attraverserò la città con Neo Cab per tutta la settimana. Magari ci incrocieremo ancora? Mi farebbe piacere, è l'unica risposta. Si caricò i bagagli in spalla e si camminò verso l'hotel. Mi saluta con la mano, va bene. Vediamo poi la recensione che ci lascia perché. Ah, siamo in riserva. Abbiamo quasi finito l'energia elettrica. Quindi dobbiamo andare a ricaricarci la macchina. 5 stelle, un incontro fortuito con uno spirito ardente. Benvenuta nelle. Oh. Ah, ok. Liam Baird mi ha dato 5 stelle, perfetto. Perfetto, ottimo, ottimo. Abbiamo guadagnato pochissimi crediti, abbiamo un saldo di 80 crediti. Siamo in questo quartiere, abbiamo questa batteria, abbiamo un nuovo messaggio da Savi, vediamo cosa dice. Indovina dove sono? In via. Vediamo che cosa. Spero proprio. Sono a Los Hoyos. Ci ha mandato una GIF. Non ho praticamente niente. Invia. Ho pure messo in ordine un po'. Va bene. Sì, vabbè. Si mandano le GIF fatte al momento in quegli anni lì. Sì, aspetta, in realtà mi vieni a prendere. Ti mando la posizione? Certo. Ma va bene. Yes. Ok, non mi pare vero che ci stiamo per vedere. La mia preferita del pianeta. Sì, abbiamo capito. Gli mando le faccine. Ma volevo fare caricare la batteria. Da quant'era che non vedevo Savi? Ok, questo mi faceva sentire ancora più la sua mancanza. Nessuno mi capisce. Insomma, stiamo facendo tutta questa love story. Sì, è salita. Non so nemmeno da dove cominciare. Stai una favola. Ah, è tutta illusione. Sì. È come essere a casa anche per me, perfetto. Dove andiamo adesso?
Meno chiacchiere più brum brum. Stare così vicino al QG di capra mi dà i brividi. Ok. Lei era già qui. Siamo andati a prenderla. Ora so cosa evitare. Va bene, dai. Non so dirvi ancora il prezzo del gioco. Ce lo stiamo giocando così come una novel, un po' un video distensivo, in pratica. Non che ci sia molto da dire sulle features, perché poi dovremo gestirci, fare le nostre scelte come vorremo. E è un titolo che mi è uscito proprio così a sorpresa. E l'ho voluto portare perché credo di non aver quasi mai portato un titolo di questo tipo, una novel di questo tipo, che comunque per gli appassionati comunque di scelte multiple, di dialoghi, storie, il fatto comunque di conoscere più persone è senz'altro una cosa nuova. Sto saltando un po' le conversazioni in modo da non spoilerare, perché poi ovviamente la storia è quella, potremmo fare scelte diverse, ma sì, qua sta facendo riferimenti a quello che hanno passato loro. Succederà qualcosa sicuramente, perché lei la danno come un'amica scomparsa, quindi ok. Che cavolo è questo? Ah, possiamo. Ok. Scegliere il colore del braccialetto. Grazie. È un braccialetto? Ah, ok, un biofeedback di sesta generazione. Mostrano il tuo umore. Ah, ok. In base al colore che prende, giallo si senti bene. Ah, ok. Ah, lei ha la versione collana. Verde positivo, poi può diventare rosso, insomma, così riusciamo a tenere d'occhio anche il nostro umore. Per noi che guardiamo da fuori, dobbiamo scegliere che cosa risponde. Legge il sangue, è pazzesco. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Che figata. Si è spostato verso il verde, vuol dire che ti stai rilassando. Eccolo qua, ok, più o meno, ok. Il rosso è la rabbia, ansia, agitazione e il blu, ok. Ok. Ok, va bene. Ok, gli sto parlando che praticamente mi interessa molto la mia valutazione in stelline, perché l'app è tutto sciallo, si dice super sciallo, insomma. Va bene, mi sei mancata. Sì, qua sta facendo riferimento a un litigio che hanno avuto loro, è rosso. Sì, va bene, va bene, va bene. Va bene, io vorrei ricominciare però a fare il tassista adesso, perché hai ragione, gli diamo ragione. Perché siamo anche in riserva, è tutto a posto, vero? Certo. Ok. Sto morendo di fame. Ah, ok, dobbiamo portarla in un altro posto. C'è questo tipo che, beh, è un bel casino, fidati, non ti conviene saperlo. Va tutto bene, ok, c'è qualcosa che non so, onestamente, ho fatto una cazzata al lavoro. È un po' imbarazzante. Non dire altro. Beh, tu sei la migliore. Ah, ok. Cosa devi fare? Se sto fino al gioco, no, facciamo sempre quando era disagio. Chissà se. Ok. Ah, ok, ha fatto incazzare un cliente, deve. Ok. Probabilmente poi scomparirà. Adesso te ne vai in un club. C'è un desiderio pazzesco. Scommetto che ti piacerà. Se vuoi posso provare a metterti in lista. No, grazie. Vorrei solo. No. Ok, va bene.
Va bene ragazzi, io qua sto andando abbastanza per le lunghe, sicuramente non è un video che vi prenderà a mille, magari poi mi sorprenderete, il gioco vi piacerà da matti, però insomma è una novel a scelte multiple dove guidiamo un taxi, andremo probabilmente anche a gestire il nostro carburante qua che sto cercando di fare. Useremo l'app, vedremo le recensioni che ci lasciano, cercheremo di guadagnare sempre più soldi. E andremo a vedere i messaggi, cioè no, niente di assolutamente originale. Vedete che qua abbiamo tutte le letargie, depressione, calma, relax, tutti gli indicatori. Il fatto di tutte le emozioni, insomma, va bene. Possiamo andare sulla mappa e andare a fare Benza, Benza che in realtà non è perché. Si va a fare il pieno di energia e ricarichiamo l'energia, costa 1,32, feci il pieno per 5. Ok, perfetto, e così abbiamo fatto il pieno qui nella stazione Capra, che ormai è tutto in mano loro. E poi si può andare a prendere le varie chiamate delle persone gestendoci. Vedete che abbiamo Anthony Colton, abbiamo Ellie Brim. Gli anarchici, prima ti ignorano, poi ti deridono, insomma, e vedete anche il consumo di energia che ci costa spostarci in quel posto lì. Quindi questa è l'applicazione. Abbiamo anche il diario in pratica. E sì, questo come ci sentiamo al momento, cronologia delle corse con l'ultima che ci ha lasciato. Dobbiamo fare degli obiettivi giornalieri, quindi dobbiamo fare tre corse. Si è parlato tanto, cioè abbiamo visto dei dialoghi assolutamente lunghissimi. Non è sicuramente un gioco per tutti, non so dire ancora il prezzo perché nel momento in cui registro il gioco non è ancora uscito. Ripeto, non è un gioco per tutti, è un gioco senz'altro interessante per via della dinamica della guida, se vi piacciono comunque le storie di tante persone diverse, le scelte multiple, un relax, insomma, senza dover stare lì e affrontare boss come in altri giochi, potentissimi che vi fanno morire a ripetizione, insomma, questa è una bella, bella esperienza. Dipenderà molto dal prezzo, insomma, spero di avervi fatto cosa gradita, di avervelo portato, fatemi sapere come sempre qua sotto nei commenti. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!